Eccellenza, buona domenica. Buona domenica, Mario. Eccellenza, allora siamo alle battute finali, nel senso che tra poco si ritornerà alla normalità. Abbiamo visto nei telegiornali il protocollo d'intesa, ecco, tra la Chiesa e il governo italiano, e quindi diciamo tra un po' di giorni, insomma, si dovrebbe tornare non proprio alla normalità, però diciamo, ci si avvicinerà molto. Quindi è sicuramente una buona notizia, Eccellenza, questa. Questa è una buona notizia in due sensi. Innanzitutto perché quei fedeli che desiderano partecipare alla messa e ricevere il corpo di Cristo possono farlo, ovviamente alle condizioni che il governo ci ha, diciamo, suggerite e che la Chiesa ha accettato. Per cui è una notizia buona per coloro i quali vogliono la messa e vogliono Gesù Eucaristia. Ovviamente è una possibilità, quindi nessun timore, nessun tremore, perché tanti pensano, no, ma forse potevamo aspettare. Chi ha timore, tremore e paura può rimanere a casa tranquillo, sereno, si segue la messa, si fa le sue preghiere. È una scelta di libertà, finalmente riconosciuta. È una notizia buona per l'altro motivo, perché il governo e i vertici della conferenza episcopale si sono incontrati, hanno dialogato e sono arrivati a una certa intesa. Tutto questo però non toglie la ferita del 26 di aprile. La ferita del 26 di aprile è di ordine culturale, è di ordine istituzionale, non devozionale, non di ordine bigotto, né questione se siamo cristiani moderni o se siamo cristiani retrogradi. Non è questo il problema. Il problema è questo, è che in questo periodo, un po' così, nei vari ambiti e a vari livelli si sono consumati come dire, tanti punti deboli nelle relazioni istituzionali. Ribadisco, Mattarella l'ha detto, le relazioni tra le istituzioni e nelle istituzioni in questo periodo sono crollate, ma questo anche all'interno della Chiesa. Io non nego che c'è una sofferenza nella Chiesa troppo variegata, troppo sfilacciata, troppo così con protagonismi a volte anche un po' esagerati. Ecco, per dire, comunque, è una bella notizia. Possiamo celebrare la messa e tutti possono ricevere Gesù. Questo è il dato e questo dato ci riempie il cuore di gioia. Ovviamente tutto questo osservando fedelmente tutte le prescrizioni. Tra l'altro, Eccellenza, lei sta mantenendo la linea perché, ricordiamolo, la settimana scorsa lei ha fatto, diciamo, insomma, ha avuto una presa di posizione molto forte che noi abbiamo evidenziato. Eccellenza, prima di parlare del Vangelo di oggi, del Vangelo di Giovanni, una piccola riflessione, più una spigolatura, però diciamo importante, e volevo confrontarmi con lei su questa cosa. Ho notato in queste settimane il grande successo che stava in, successo è una parola sbagliata pensando al Papa, però diciamo la grande attenzione, ecco, che stanno avendo le messe trasmesse diciamo, su Rai 1 alle 7 della mattina, davvero, e soprattutto per i contenuti, le riflessioni che poi il Papa offre in quei momenti, insomma in quei minuti di riflessione. Ha pure lei questa percezione, Eccellenza, cioè che davvero quella trasmissione alle 7 della mattina sta scuotendo un po', sta avendo davvero grande rilevanza nei fedeli, nelle persone che l'ascoltano. Condivido pienamente il tuo giudizio, ti devo dire la verità, io stesso ogni mattina alle 7 mi sintonizzo con Rai 1 per ascoltare l'omelia del Papa.
l'intenzione e l'omelia. Subito dopo l'omelia poi vado a dire pure io messa, perché io posso dire la messa e quindi sono in sintonia con il Papa. Questo dice una cosa, dice che il popolo ha bisogno di essere guidato, il popolo ha bisogno di qualcuno che indichi la strada, il popolo cioè ha bisogno di vedere davanti a sé persone che sanno indicare la strada e guardare avanti. Ecco, il Papa, anche con il suo carattere, anche con quella che è la sua, indole personale, così, il Papa tiene dritto lo sguardo alla speranza cristiana e rimanda continuamente alla speranza cristiana. Cioè, in un momento dove tutti si litigano, dove tutti ne sanno qualcosa in più dell'altro, eccetera, il Papa con molta pacatezza sta dicendo alcuni punti fermi. Alcuni punti fermi. E il punto da cui tutti noi partiamo, e il Papa ce lo sta ricordando, è il fondamento, è Dio stesso. Se Dio è il fondamento della vita dell'uomo, l'uomo non può temere niente. E fondamentalmente questo è il messaggio del Papa, e in questo momento il Papa sta parlando al mondo, ma così come ha fatto quella sera in Piazza San Pietro, un gesto profetico, un gesto bello, un gesto che ha parlato più di tutte le parole che possiamo dire, e però questa è l'autorevolezza anche dell'uomo, ma dell'uomo che è il Papa. Ecco, Mario, vorrei essere chiaro su questo. Il mondo intero guarda a Papa Francesco perché guida spirituale, perché è il capo della Chiesa cattolica. Ecco, questo non ha saputo fare il governo italiano nei confronti della Chiesa cattolica in Italia. Eccellenza, allora vediamo al Vangelo di quest'oggi. Vi sono dei passaggi evangelici nel corso dell'anno, insomma, ecco, diciamo un po' più semplici rispetto a quello di quest'oggi, nel senso che dai versetti emerge una richiesta di fiducia, di fede da parte di Gesù, nel caso specifico verso i discepoli, ma ovviamente verso tutti quanti noi. No? Vi sono dei passaggi assai significativi, ne cito solo qualcuno, credete in me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. E poi vi sono altri passaggi di questo tenore. Ecco, come possiamo commentare, Eccellenza, il Vangelo di questa domenica? Gesù è centrale, si pone al centro, si pone come trade union tra la persona e Dio. Allora, diciamo così, che il Vangelo di oggi ha due punti. Il primo, non sia turbato il vostro cuore. Questa affermazione di Gesù, il primo versetto del Vangelo di oggi, questo messaggio di Gesù è rivolto ai suoi amici, ai discepoli. E Gesù aveva appena detto a Pietro: tu mi rinnegherai 3 volte. Cioè, Pietro aveva detto: io starò sempre con te, non ti abbandonerai mai. E Gesù dice: ma no, Pietro, non ti va andare troppo, perché tu mi rinnegherai. Aveva finito di parlare con Pietro e poi si mette a camminare così e parla con tutti i suoi amici e dice: detto questo, non sia turbato il vostro cuore a causa della vostra debolezza. Cioè, io vi ho detto che siete deboli, però non sia turbato il vostro cuore. Perché? Perché voi sarete con me per sempre. Dove vado io, verrete anche voi. Io vado a prepararvi un posto, perché io sono la via, la verità e la vita. Cosa vuol dire io sono la via, la verità e la vita? Io sono la via che ti porta al Padre, io sono la vita del Padre, io sono la verità che il Padre manifesta al mondo. Cioè, Gesù non è via, verità e vita a prescindere. Gesù è via perché
per il Padre, è verità del Padre e vita del Padre. Allora, la prima cosa, caro amico, tranquillo, non sia turbato il tuo cuore, nonostante la tua debolezza, nonostante la tua situazione, nonostante l'ora presente. E qui è facile applicare il messaggio a noi oggi. A tutti noi, Gesù dice, state tranquilli, non vi preoccupate, non vi affannate, la pandemia passerà, c'è oltre, c'è qualcosa di più grande della pandemia, che è il Padre. Allora ecco la domanda di Filippo. Filippo dice, Gesù, tu ti stai sforzando tanto a dire, sei la verità, sei quella, sei quella, mostraci il Padre e ci basta. No, 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 non farci stare così ansiosi e così preoccupati. Mostraci il Padre e ci basta. E qui c'è il passaggio fondamentale, a mio parere, di tutto il Nuovo Testamento. Questa espressione che sto per dire, questa espressione è la chiave di lettura di tutto il Nuovo Testamento. Filippo, Filippo, dice Gesù, da tanto tempo sono con voi. E tu ancora mi chiedi di mostrarti il Padre? Chi vede me, vede il Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me. Vale a dire, in questo momento Gesù rivela la sua vera identità, la sua divinità. Non lo dice chiaramente, però dice, io e il Padre siamo la stessa cosa. Io nel Padre, il Padre in me. Filippo, tu vuoi vedere il Padre? Ma benedetto te, se vedi me, vedi il Padre, chi vede me vede il Padre. Ecco, Gesù in questo momento ha svelato la sua identità, però ha anche svelato tutto il mistero dell'incarnazione. E noi lo sappiamo che il Padre non faceva problema neanche agli apostoli. Riconoscere Gesù come Dio faceva problema. Tieni presente un'altra cosa, che subito dopo, al versetto 12, Gesù fa un altro passaggio ancora più scandaloso e dice, in verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Non solo Gesù ha detto che lui è Dio, che chi vede lui vede il Padre, ma ha detto persino che questa opera di manifestazione del Padre, questa opera di incarnazione del Padre, continua nel tempo attraverso la vita e la presenza e l'opera di coloro che crederanno in Dio, che crederanno in Lui. Chi sono quelli che credono in Dio, che credono in Gesù Cristo? Sono i cristiani. E i cristiani insieme cosa fanno? Formano la Chiesa. Perciò chi vede la Chiesa vede Cristo, vede Dio. Perciò in teologia noi diciamo che la Chiesa è la continuità di Cristo nel tempo e nello spazio. La Chiesa è il prolungamento nel tempo e nello spazio di Cristo e della sua opera. Continua l'opera di incarnazione. Il Padre si incarna nel Figlio, l'opera del Figlio continua nell'azione della Chiesa, nella vita della Chiesa. Questo fa scandalo, così come ha fatto scandalo quando Gesù ha detto anche altre volte, in altre circostanze, ai suoi compaesani che lui era Dio. Ecco, fin quando Dio lo teniamo lontano in cielo, non disturba nessuno. Un Dio Padre, buono, misericordioso, ma che se ne sta in cielo, fa bene a tutti e non disturba nessuno. Un Dio Padre, buono e misericordioso, che si incarna, che diventa uomo e che arriva nel mondo e che parla nel mondo e che opera nel mondo dà fastidio. Gesù Cristo ha dato fastidio ai suoi contemporanei. Adesso però Gesù Cristo non dà tanto fastidio a noi. Perché? Perché l'abbiamo relegato già in alto
in un altro tempo, era un uomo di un altro tempo, era Gesù Cristo. Sì, però che c'entra oggi? Oggi ci dà fastidio la Chiesa. Ma per la stessa logica di incarnazione che c'era al tempo di Gesù, per cui Gesù dava fastidio. La Chiesa oggi dà fastidio per lo stesso motivo per cui dava fastidio Gesù 2000 anni fa. Però la seconda lettura di oggi, quella di Pietro, ci dice il motivo. Ci dice il motivo per cui la Chiesa è sasso d'inciampo ed è pietra di scandalo, la seconda lettura di oggi. È sasso d'inciampo e pietra di scandalo per coloro che non credono e non obbediscono alla parola di Dio. Questo è il versetto 8 della seconda lettura di oggi. Cioè, la Chiesa, come continuità di Cristo nel tempo e nello spazio, come prolungamento della sua opera, è motivo di scandalo per coloro che non credono. Io ho avuto modo di dire in questo periodo che il limite della Chiesa oggi è il tentativo di una riduzione sociologica. Ma se la Chiesa vale perché agisce con le opere di carità, se la Chiesa vale solo perché fa tanto bene, è un'organizzazione di volontariato, governativa o non governativa, ma è un'organizzazione umana. Invece, nella parola di Dio di oggi, la Chiesa invece è il corpo di Cristo, la Chiesa è il popolo santo di Dio. È il popolo riunito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa è il popolo che si riunisce nel nome di Dio Trinità, non per motivi umani. Ecco perché oggi la Chiesa, in un certo qual modo, diventa irrilevante. Perché c'è uno stacco troppo grande tra quella che la Chiesa è e quello che invece pensa il mondo della Chiesa. Ecco, ogni tentativo di riduzione sociologica della Chiesa porta fuori strada, cioè non ci fa incontrare la Chiesa di Cristo, non ci fa incontrare la Chiesa che ha voluto Cristo, che ha fondato Cristo e che ha Cristo come capo. Ecco perché il Vangelo di oggi come dire, è fondamentale per il criterio di giudizio. A partire da questo criterio di giudizio, cioè Dio Padre che si incarna nel Figlio suo Gesù Cristo e che continua oggi la sua opera nella Chiesa, nella vita della Chiesa, strumento universale di salvezza, la Chiesa, dice il Concilio, perché la Chiesa è il prolungamento di Cristo nel tempo e nello spazio. Quindi, eccellenza, quei concetti che vengono e che insomma si stanno diffondendo abbastanza insomma, notevolmente, cioè io credo in Dio ma non credo nella Chiesa, ho un rapporto diretto con Dio, chiaramente è una contraddizione, è un paradosso che non può, che non regge rispetto proprio alle cose che lei ha detto in Ma questi sai minuti. perché, Mario? Sai perché? Non perché l'ho detto io, no, non è questo il problema. È che l'ha detto Dio, è il metodo di Dio. Cioè, Dio come è intervenuto nella storia della salvezza? Attraverso eventi e parole intimamente connesse, attraverso gesti. Papa Francesco, alcune mattine fa, 2 mattine fa, se non sbaglio, ha detto che. Parlava di San Paolo e ha detto: San Paolo ci sta raccontando la storia della salvezza, perché la fede è dentro la storia. È proprio vero, proprio bello, un pensiero bellissimo di Papa Francesco di 2 giorni fa. Cioè, la fede è sempre incarnata, non è mai un'idea astratta. È vero, sempre Papa Francesco diceva l'altra mattina, è vero che è anche dottrina nel senso che ci sono delle cose da credere, però è una dottrina incarnata in un popolo, in un tempo, in uno spazio, così come Dio se ne poteva stare in cielo, no, è sceso, si è incarnato per incontrare le persone. Per dialogare con le persone, ha messo la sua tenda in mezzo a noi. Come?
attraverso le persone e nei luoghi. Cioè, quel tentativo di dire che la fede è una questione personale, stiamo attenti però, la fede è un incontro personale con il Signore, ma non privato, nel senso che l'incontro è mio, ma l'incontro è anche tuo. E questo incontro che io faccio, che tu fai, di fatti poi crea un'affinità tra me e te. E crea anche un'appartenenza. E il Papa diceva 2 giorni fa che l'appartenenza vale più di tante ideologie e di tante dottrine, di tante teorie. Appartenere alla Chiesa è la condizione oggi per partecipare di questa grande opera di salvezza. Poi Dio sa, lo sa lui, come aiutare tutti e come venire incontro a tutti. E Dio non condanna mai nessuno, non ci sono problemi, però questo è il mistero di Dio. Nel frattempo però io guardo come Dio, lungo i secoli, si è mostrato, si è rivelato, si è manifestato, è venuto incontro a me, così come è venuto incontro a ogni uomo. Eccellenza, entriamo nella seconda parte di questa nostra rubrica con una premessa. Sono particolarmente patito, diciamo, un po' anche diciamo, della gestione, insomma, ecco, un po' della Chiesa, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, è l'istituzione più antica, no? Sono 2000 anni che si regge, magari anche con qualche contraddizione, però comunque diciamo, ha una lunga vita, diciamo, ed è riuscita, insomma, appunto a reggere rispetto al mondo che si è trasformato ed è cambiato. Abbiamo appreso proprio in queste ore il cambio alla diocesi di Genova. Il cardinale Bagnasco, una figura notevole, va in pensione. Adesso mi pare sia stato nominato Tasca, che è un frate, se non vado errato. Pensavo anche, riflettevo sul fatto, ad esempio, che sia a Venezia che a Milano, che di solito sono delle sedi che poi sfornano, tra virgolette, sfornano dei cardinali, al momento il Papa, no, soprattutto Venezia, che è già un bel po' di tempo, diciamo, non dà questa promozione a questo vescovo, che tra l'altro so che è molto bravo. Ecco, ho questa sensazione, Eccellenza, che il Papa non sia particolarmente, non tenga molto conto, insomma, ecco, di questo aspetto. Non a caso un suo amico che lei ci fece conoscere proprio a Francavilla, il cardinale Montenegro, se non vado errato, viene da Agrigento, che è una sede che forse non ha mai avuto un cardinale, insomma, ecco, forse chissà nella storia. Diciamo, ecco, c'è questa particolarità di questo Papa, diciamo, meno clericale, forse, meno ecclesiastico. Sto sbagliando, è una sensazione. No, vabbè. Allora, la cosa che mi colpisce sempre, Mario, è questo, che tutti i papi che io ho conosciuto e che penso anche tu hai conosciuto, sono diventati tutti santi. E i due che sono viventi, poi quando il Signore vorrà, vedremo, però sono diventati tutti santi, da Giovanni XXIII in poi. E Giovanni Paolo I è già servo di Dio, eccetera. Allora, cosa significa? Eppure sono tutti diversi. Abbiamo Giovanni XXIII, buono, poi abbiamo il grande teologo culturalmente elevato, Paolo VI, poi abbiamo Giovanni Paolo I di una bontà unica, e poi abbiamo il grande teologo, ma non solo teologo, anche il grande capo, Giovanni Paolo II. Ha saputo governare, aveva anche l'età giusta per farlo, eccetera. Poi arriva un uomo di sopraffina cultura teologica e non solo teologica, Benedetto. Adesso arriva Francesco. Francesco porta dentro di sé non solo la sua storia personale, ma la storia spirituale dei gesuiti, porta dentro di sé la storia ecclesiale dell'America Latina, porta dentro di sé una certa sensibilità sociale ed ecclesiale. E mi diceva il mio amico Santoro, l'arcivescovo di Taranto, che ha fatto il vescovo in Brasile tanto tempo, dice: per capire il Papa bisogna capire pure da dove viene.
Cioè, in America Latina tutto questo formalismo, tutta questa formalità a cui noi occidentali siamo molto legati, non esiste. Cioè, il rapporto con il popolo, il fatto di dire buongiorno, buonasera, non è una mossa, non è, come dire, una finzione. No, accade proprio così. Ecco, a me piace tantissimo il realismo di questo Papa. Cioè, ha messo da parte un po' tutti gli schemi, con tutti i rischi, perché la sua immediatezza, la sua, come dire, la sua libertà anche nel fare le scelte, poi qualche volta, diciamo, porta qualche ripensamento. E quindi, però, ecco, un uomo libero, che porta con sé una storia personale, ma anche una storia sociale, una storia religiosa. Dentro questa storia e dentro questa libertà non c'è schema che tiene, ma tengono i rapporti, tengono le relazioni, tiene una visione globale della Chiesa. È vero, in Italia, Milano, Venezia, Torino, Palermo, cioè alcune città che notoriamente erano sede cardinalizia, non hanno il cardinale, punto. Invece ce l'ha L'Aquila, che è un altro sede cardinalizia, così. C'è il vescovo di Ancona prima, cioè ci sono l'elemosiniere del Papa quando mai è stato cardinale, per dire, e poi ci sono cardinali che vengono veramente dalla fine del mondo. Cioè il Papa sta guardando sempre di più il mondo intero, per cui non ho, diciamo, da fare elenchi, però abbiamo cardinali in tutte le parti del mondo. La Chiesa man mano guarda il mondo intero e l'eurocentrismo della Chiesa cattolica si sta sempre di più diluendo e sta diventando universalismo. Quindi ci dovremmo abituare, Eccellenza, ad avere sempre meno papi italiani e sempre più papi del mondo, Dipende che è giusto, voglio dire, obiettivamente, insomma, voglio dire. come la penserà lo Spirito Santo, intendiamoci, Certo. perché essendo lui l'attore. Certo. Eccellenza, questo fine settimana ci ha riservato dei momenti molto importanti. Io vorrei concludere questa sempre bella intervista, non per merito dell'intervistatore, ma per merito ovviamente dell'intervistato, su due argomenti: l'Europa, perché ieri, che è stato sabato, è stata la festa dell'Europa, e vorrei uno spunto, una riflessione. Tra l'altro, lei citava Giovanni Paolo II, sappiamo come ci rimase male Giovanni Paolo II quando non venne evidenziato nel modo giusto la radice cristiana dell'Europa. E poi un suo pensiero lo vorremmo anche purtroppo sulla ricorrenza del 9 maggio, dove venne, ahimè, ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro, tra l'altro molto amico di Paolo VI. Si dice addirittura che Paolo VI si ammalò, o comunque la sua parabola discendente, anche di tipo fisico, psicologico, iniziò proprio dal sequestro Moro. E poi l'altro omicidio di quel giovane siciliano che è Peppino Impastato, insomma, evidenziava i mali della mafia, e fu all'inizio addirittura si diceva, insomma, che si era suicidato, comunque aveva per errore, insomma, azionato, diciamo, con dell'esplosivo. Poi invece è venuta a galla la verità, e cioè che è stato ucciso, tra l'altro, con una sua famiglia molto, insomma, in particolare la madre, che ha amato tantissimo questo figlio. Tra l'altro, Eccellenza, poi alla fine un piccolo spunto sulla festa della mamma pure lo faremo, perché noi abbiamo una bellissima sua fotografia con la sua cara mamma, che purtroppo non c'è più, una foto scattata da Pasquale Crecca di Lauria, che lei conosce bene, e davvero è una foto di una dolcezza unica, ma la terremo proprio come ultimo momento di questa intervista. Allora, riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'Europa. La delusione di Giovanni Paolo II, perché, insomma, questa istituzione così importante non abbia tenuto conto della propria radice culturale
che è appunto il cristianesimo. Prego, Eccellenza. La delusione di Giovanni Paolo II è la delusione di tutti noi vescovi e di tutti i cristiani d'Europa. Tenendo presente una cosa, che rivendicare una citazione in questa carta costitutiva dell'Europa delle radici cristiane non era un problema ideologico, non è ideologico, è storico. Cioè l'Europa è stata fatta dai cristiani. Pensare all'unità d'Europa senza pensare, senza rivolgere lo sguardo ai santi, a San Benedetto, a Santiago di Compostela, ai santi Cirillo e Metodio, ai santi germanici, cioè senza pensare all'opera non solo di evangelizzazione, ma culturale dei monaci, della Chiesa. Se noi togliamo la cultura cristiana dall'Europa, noi non abbiamo l'Europa. Ma non solo, oggi noi paghiamo le conseguenze di quel cedimento. Cioè oggi noi vediamo una Europa divisa, un'Europa egocentrica, individualista. Ma se pensiamo anche alla mortificazione subita agli inizi di questa pandemia, i nostri amici europei che hanno impedito di far arrivare i mezzi che servivano all'Italia, pensando di essere immuni. Ecco, diciamolo così in breve. Dall'Europa unita, dalla fede cristiana e dall'ideale, diciamo così, etico, morale e culturale che nasce dalla fede, siamo passati, però che era un'Europa unita, siamo passati a un'Europa sfilacciata che ha un solo interesse ed è quello economico, o meglio ancora, finanziario. La finanza divide, l'economia divide, la cultura unisce, la fede unisce. Ecco perché noi cristiani continuiamo a dire: Europa, ritrova te stessa, diceva Giovanni Paolo II. Europa, ritrova te stessa, perché se tu vai alle radici della tua storia, tu ti ritrovi unita. Se invece pensi solo al profitto, sappi che ti autoannienterai, ma è la storia di questi giorni. Moro è impastato. Sono un'unica storia, diciamo così, nel senso che noi abbiamo attraversato quegli anni tremendi, di buio, gli anni tremendi di buio dove c'è stata una contestazione del fondamento. Gli anni, la cultura, diciamo, tanto per capirci, del 68, ma era giusto per capirci, non ce l'ho col 68. La cultura di quel periodo è una cultura che vuole mettere da parte la figura del padre, che vuole ammazzare il padre, cioè che non vuole uno che dà delle regole. Ecco, la cultura di quel periodo permette tutto, perché sta togliendo ogni fondamento, ogni riferimento, ogni regola, ogni punto che ti richiama in un certo qual modo a un ordine. Ecco, Moro è vittima di un odio a un certo tipo di equilibrio sociale che si stava tentando ed era proprio la possibilità di far dialogare la tradizione cristiana con la tradizione socialista, per dire. E il dialogo dà fastidio a quelli che non hanno fondamento, a quelli che non hanno una propria identità. E così come i vari giudici hanno pagato a caro prezzo la propria coerenza, la propria fedeltà, hanno pagato la serietà del proprio lavoro. E in questi giorni stiamo assistendo a delle diatribe anche a questo livello, e beh,
A me è venuto in mente proprio la testimonianza di questi giudici che pur di non cedere a nessuna tentazione hanno offerto la loro vita, alcune volte non volontariamente, però non cedendo purtroppo sono state vittime della violenza. Eccellenza, chiudiamo con la festa della mamma, quanto le manca sua madre e se possiamo dare un così possiamo fare un saluto, insomma, a tante madri, a tante donne che diciamo, rappresentano davvero un grande, grande punto di riferimento per tutti noi. Certo. Non dico una cosa nuova se dico che la mamma è la mamma, cioè è insostituibile, ma perché? Perché la mamma ha tenuto nel suo grembo noi figli e quindi il rapporto è talmente simbiotico che alla fine veramente, veramente resta per tutta la vita. Quella foto a cui tu facevi riferimento è stata scattata nella piazza di Tricarico nel giorno della mia ordinazione, 7 giorni dopo la morte di papà. Cioè, quella foto dice anche oltre. Eravamo lì, costretti a far festa perché c'era un popolo che accoglieva il suo vescovo ed eravamo lì con gli occhi lucidi perché papà non era con noi. E l'abbraccio a mamma riassumeva tutto, anche l'abbraccio con papà. Ecco, per dire come la mamma veramente diventa fondamentale per la vita di ognuno di noi. Ancora oggi io spesso penso di chiamare a mamma per dire buongiorno, buonasera, ti distrai e così. Le mamme sono indispensabili per la crescita dei figli, ma anche per l'unità della famiglia. Nelle nostre famiglie contadine, nelle nostre famiglie dei nostri paesi, noi lo sappiamo che chi costruisce la famiglia è la mamma, è la moglie. Chi sostiene con il suo lavoro la famiglia è il papà, è il marito. Nelle nostre famiglie siamo cresciuti così. Sapendo che la mamma era quella persona attenta a tutti, attenta al marito, attenta anche ai bisogni del marito, a placare delle volte anche l'irruenza del marito, a custodire i figli, ma a educare i figli anche a guardare al padre, quante volte la mamma prendeva e diceva. Sì, adesso tu puoi fare questo, però chiedi il permesso a papà. Sapeva che non doveva essere lei a dare il permesso, doveva darlo il papà. Certo, eravamo in una società più patriarcale, però una società patriarcale dove però chi dettava la regola era la madre. Oggi siamo in una società più libera, dove sembra che le donne siano più diciamo così, protagoniste, e io ho però l'impressione che le donne oggi contano di meno di quello che contavano le donne al tempo di mia madre. Perché dico questo? Perché il problema non è quello che fanno o quello che non fanno, gli spazi che hanno o gli spazi negati. Il problema è sempre la sostanza, cioè quando una donna vive intensamente, profondamente, veramente la sua femminilità, la sua personalità, cioè tutta la sua identità, la vive nella famiglia, nel lavoro, nel rapporto con suo marito o nel rapporto con il suo uomo, nella chiesa, nella società. Ecco, quando la donna è donna fino in fondo, riesce a star bene dappertutto. Sapendo che Giovanni Paolo II parlava del genio femminile, cioè parlava di quella sensibilità tipica proprio della donna e della mamma, che è proprio quella di essere con il grembo capace di accogliere, di abbracciare, di custodire e di amare. Ecco, il grembo della donna è fatto per amare. E io direi così, la donna è l'immagine dell'amore realizzato. Gesù è l'incarnazione del Padre. La donna è l'incarnazione dell'amore.
Badate bene, non dello sdolcinato, dell'amore vero, di quello di cui tutti abbiamo bisogno e che tutti chiediamo. Ecco, io auguro alle mamme della diocesi, ma alle mamme del mondo intero, di poter vivere così nella società, da protagoniste come donne, perché la donna è capace di tutto, è capace soprattutto di dare amore, di accogliere amore e di promuovere amore. Eccellenza, grazie, buona domenica e ci risentiremo la settimana prossima. Grazie ancora, Grazie a te eccellenza. Mario, ciao, Grazie. ciao, ciao.